Buongiorno a tutti, sono Antonio Venditti, lavoro qui al Ministero dell'Ambiente, da un po' di anni mi occupo di valutazioni ambientali. Quello che vorrei provare a fare con qualche slide da parte mia è cercare di collocare questo progetto e questa iniziativa che noi come Direzione Generale abbiamo sostenuto convintamente, fra i tanti altri abbiamo sostenuto convintamente, all'interno di quello che a noi ci sembra un quadro complesso e articolato di iniziative che stiamo svolgendo sulla valutazione di impatto ambientale, e che ci hanno visto spesso collaborare proprio in generale con ISPRA, ottenendo anche dei risultati. Crediamo che questo progetto si inserisca in questo filone e questo proverò a spiegarvi con qualche parola. Da alcuni anni noi che ci occupiamo di VIA e di VAS lavoriamo in maniera molto stretta con ISPRA sotto tanti versanti. Da un punto di vista strettamente operativo, perché l'ISPRA ci fornisce un contributo importante nelle attività istruttorie della nostra commissione VIA. Sapete che tutte le VIA che noi facciamo quasi sempre ci rivolgiamo a ISPRA e al gruppo di esperti di ISPRA che preparano dei pareri, delle istruttorie o di carattere generale o tecniche o specifiche. E questa è la prima parte fondamentale che avviene ormai da circa 10 anni. Insieme con questo ci è sempre piaciuto in questi anni continuare a collaborare con ISPRA su alcuni prodotti, chiamiamoli così, dedicati. Una cosa molto interessante che abbiamo fatto riguarda le linee guida per il monitoraggio ambientale delle opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale. L'abbiamo fatto con qualche fatica, collaborando insieme, con tanto sforzo. Credo che siano pubblicate attualmente sul nostro sito e credo che abbiano avuto un buon riscontro anche da parte dei proponenti. La seconda cosa, che poi si ricollega direttamente al tema di oggi, cioè quindi alle prescrizioni dei decreti VIA che oggi si chiamano condizioni ambientali, sempre insieme abbiamo fatto un decreto interministeriale che riguarda la standardizzazione dei quadri prescrittivi, cioè quello che abbiamo provato a fare insieme con ISPRA, insieme con il MIBACT, anche noi della direzione, e dare delle indicazioni alle nostre commissioni, alla nostra commissione VIA, ma anche al Ministero dei Beni Culturali e anche alle regioni, su quali dovrebbero essere le regole generali per costruire dei buoni quadri prescrittivi. Sempre in questo contesto, in questo ambito, diciamo, di monitoraggio e controllo, per la prima volta alcuni anni fa ci siamo intestarditi e abbiamo cercato di capire, visto che la VIA qui in Italia noi la facciamo dall'87 in poi, poi vi farò vedere qualche numero sull'entità del lavoro che è stato fatto in questi anni, e nel corso di questi anni erano stati emanati tanti decreti VIA con tante prescrizioni. Devo dire che il Ministero dell'Ambiente non è che sapeva benissimo che cosa ne fosse accaduto di tutte queste prescrizioni in termini di verifica dell'ottemperanza. Ci siamo impegnati, dicevo, noi del Ministero con ISPRA stessa, e abbiamo perlomeno cercato di capire nel range dall'89 al 2000 quale fosse la situazione delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni contenute nei decreti VIA. Questo per darvi un quadro, diciamo che appunto anche questa iniziativa di oggi si inserisce all'interno di un percorso comune che ci ha visto collaborare in tanti modi e in tante forme diverse. L'obiettivo di oggi, come è stato già accennato, per noi del Ministero che saremo degli utilizzatori dei prodotti che saranno realizzati, è importante perché, come voi immaginate, e poi anche in questo caso vi farò vedere qualche numero, il tema generale della governance è importante, ed è importante il tema del controllo e del monitoraggio delle condizioni ambientali e di che cosa accade in termini di prescrizioni impartite, laddove impattano i temi dei quali oggi trattiamo, di come questo avviene, di come queste vengono trattate e dell'esito, cioè di quali risultati si riescono a ottenere, perché noi ce ne occupiamo come Ministero dell'Ambiente, meno dal punto di vista tecnico-scientifico come invece fate e farete voi, ce ne occupiamo di più ovviamente su un versante amministrativo e anche di rapporti con la Commissione europea in termini di pilot e quant'altro. Devo accennare a due parole che riguardano la valutazione di impatto ambientale, perché, lo ripeto, il filone è quello lì. La valutazione di impatto ambientale è uno strumento preventivo per cercare di capire se e in che modo un'opera, un progetto impatta sull'ambiente e che cosa è possibile fare, con le finalità, quelle ovvie, di tutelare l'ambiente, da tutelare la salute umana. Quello che è accaduto di recente in questo contesto è che nel 2014 è arrivata la nuova direttiva europea. Dal 2014 fino a qualche mese fa tutti noi come Paese siamo stati impegnati nel recepimento della direttiva europea, che ha portato alcuni cambiamenti importanti ai quali poi accenneremo,
e nel luglio scorso è stato emanato il decreto legislativo 104 del 2017 che modifica il 152 e che è il decreto di recepimento della direttiva 52 del 2014, che ha cambiato tante cose all'interno della valutazione di impatto ambientale e ha cambiato tante cose che si rifletteranno e si riflettono non in termini tecnico-scientifici ma in termini di gestione e di governance anche del tema del quale si parlerà oggi nello specifico. Proviamo a vedere la nuova direttiva, quindi partiamo dall'Europa, che cosa ha cambiato rispetto alla direttiva precedente che forse era del 2011 e cercare di capire quali sono stati i cambiamenti più rilevanti che impattano su di noi oggi o che comunque hanno qualche riflesso sulle cose delle quali ci occuperemo noi oggi. Regolamentazione della procedura di screening e scoping, razionalizzazione del processo, tempi e quant'altro. Questo lo abbiamo messo perché riguarda tutti quanti noi, indipendentemente dal progetto di oggi, di se posso, ma riguarda noi un po' come paese e come soggetti, ISPRA vuol dire anche, che collaborano alle valutazioni di impatto ambientale. Le criticità che noi conosciamo dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale le sappiamo quali sono. Se li dovessi dire io in due parole, erano un po' il problema della qualità della valutazione di impatto ambientale, prima di tutto. La qualità non soltanto in termini di proponente, cioè che cosa il proponente manda al Ministero dell'Ambiente, ma anche una qualità da parte nostra di pubblica amministrazione in termini di valutatori. La seconda criticità, altrettanto importante, che io almeno personalmente ho sentito tale sempre, è che l'ambiente, il mondo dell'ambiente, deve essere autonomo nelle proprie decisioni e nelle proprie valutazioni, ma deve essere coerente col mondo all'interno del quale ci troviamo in termini di tempi. Cioè non esiste più la possibilità di poter dire qualunque cosa a prescindere dal fattore tempo, e qui lo vedete evidenziato nella prima riga, tempi di screening e consultazione pubblica. Ci sono stati poi dei cambiamenti importanti nella direttiva in termini di contenuti, cioè prima la direttiva precedente non comprendeva come temi ambientali i cambiamenti climatici, biodiversità, rischi naturali e antropici. Questi temi devono essere inseriti nelle nuove valutazioni di impatto ambientale, ovviamente devono essere trattate all'interno dello studio di impatto ambientale che il proponente presenterà. Quindi è stato ampliato, se volete, il campo di interesse e di azione della valutazione di impatto ambientale. Per quanto riguarda la qualità della procedura di VIA, lì vedrete alcune cose, ma insomma il tema è straordinariamente importante, è straordinariamente delicato perché tocca tanti e tanti argomenti, tanti e tanti soggetti. Non vorrei ridurre il problema della qualità a poche parole oggi, ritengo però che nel quadro generale che avete visto prima, attività Ministero dell'Ambiente e ISPRA, esiste un quadro generale più complesso di altre attività che il Ministero dell'Ambiente da circa 10-15 anni ha messo in essere, che hanno come oggetto la qualità. Abbiamo provato a far migrare questi concetti e queste idee che avevamo all'interno del decreto legislativo di recepimento, speriamo in questo modo che con la nuova legge si possa non solo migliorare la parte di efficienza della pubblica amministrazione, almeno ci proviamo, ma anche la parte di efficacia, di essere più consistenti. Un'ultima cosa straordinariamente importante è quella del rafforzamento dell'informazione al pubblico. Il rafforzamento dell'informazione al pubblico, per chi segue un pochino le cose che facciamo noi, lo sapete che abbiamo una piccola tradizione in famiglia che ormai data 10-15 anni, ci siamo sempre preoccupati di queste cose, ci siamo sempre preoccupati di garantire una reale partecipazione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte di tutti quanti, da parte dei cittadini, di dare riscontro a questo e di dare riscontro possibilmente con le tecnologie più moderne, nelle forme più moderne. Nella nuova direttiva e quindi anche nel decreto di recepimento si comincia a intravedere questo concetto dell'informazione condivisa a livello europeo che ogni paese deve produrre attraverso dei portali dedicati nazionali, e noi credo che saremo il portale nazionale dell'Italia che rappresenta il punto di incontro col resto dell'Europa e con la Commissione europea, ma non deve essere visto soltanto su queste mega idee fondamentali, strategiche, che però magari vedranno qualche anno. Ci siamo preoccupati di dare attuazione al concetto di informazione al pubblico anche nelle piccole cose, cioè di adeguarci ai tempi. Una delle cose che personalmente insomma mi riconosco è che abbiamo introdotto dei piccoli cambiamenti nel decreto legislativo per cercare di superare quelle cose che a noi sembravano un po' antiche e datate, parlo sempre in termini di informazione al pubblico,
cercando di dare la possibilità di partecipare in forma più moderna. Fino a luglio scorso esistevano, ve lo ricorderete, insomma, chi di voi frequenta un po' la valutazione di impatto ambientale, gli annunci sul giornale quotidiano nazionale e quotidiano locale, la gazzetta ufficiale, queste robe qui, io non ho mai letto quelle cose lì, quindi mi sembrava che tutto sommato non fossero utilissime. Abbiamo cercato di riportare in norma che quelle stesse informazioni, e quindi è così oggi, quelle stesse informazioni debbano essere date per web, e ci siamo assunti noi l'onere come Ministero di dare queste informazioni per garantire la partecipazione. Da ultimo la parte di monitoraggio fondamentale. Come vi dicevo, quella ricognizione storica che abbiamo fatto 89-2000 nasceva dal fatto che una reale azione di monitoraggio di quello che accadeva, e fosse anche non di monitoraggio in termini generali tramite un PMA, un piano di monitoraggio ambientale, ma anche di monitoraggio di che cosa accadeva a valle dell'aver dato una prescrizione per sapere se questa prescrizione è stata ottemperata e in che termini. Il nuovo decreto legislativo dà una maggiore forza a questo, lo concretizza di più. Non solo, per la prima volta nel nostro ordinamento esisteva in altre materie a noi vicine come l'AIA, ma non esisteva nell'ordinamento della VIA, sono state introdotte un regime di sanzioni amministrative, ovviamente al di fuori delle sanzioni penali che quelle continuare, ma si è voluto dare un segnale che noi non solo mettiamo le prescrizioni, controlliamo quello che facciamo, ma nel caso in cui ci siano dei problemi siamo anche in grado di agire per via non solo tecnica col monitoraggio, ricordate le linee guida sul PMA che abbiamo fatto, quindi cercare di standardizzare per ogni progetto in che modo si va a controllare ante, in fase di realizzazione e post, ma anche di andare a incidere laddove ci sembra o ci possa apparire che le cose non siano fatte bene in termini di sanzioni amministrative. Questa è un'altra cosa che sembra un po' burocratese o qualcosa del genere, ma invece ha un suo valore interno, e cioè la direttiva assume che nell'atto autorizzativo debba contenere le condizioni ambientali. Uno dei piccoli cambiamenti che è stato introdotto, cioè io non lo enfatizzo più di tanto, ma insomma è stato introdotto nel nuovo decreto legislativo 104, che prima si parlava di prescrizioni, adesso si parla di condizioni ambientali. La sostanza mi sembra che sia la stessa, chiamiamola in modo diverso, va benissimo. Quello che è importante invece è che c'è l'accento e che la parte ambientale debba trovare direttamente riscontro nell'atto autorizzativo, cioè se tu sei autorizzato a fare qualche cosa, quell'atto che ti permette di fare qualche cosa deve contenere al suo interno gli elementi ambientali, fosse anche in termini di condizioni ambientali. E questo è importante perché normalmente le procedure di valutazione di impatto ambientale che facciamo noi qui al Ministero come amministrazione centrale, o meglio che facevamo perché adesso è cambiato un pochino, ma insomma sono soggette ad autorizzazione di altri ministeri, e quindi ci aspettiamo che nell'atto autorizzativo degli altri ministeri, a cominciare dal MISE, passando alcune volte per il MIT eccetera, il loro atto autorizzativo debba contenere, il loro atto non debba solo richiamare, ma debba contenere quelle che sono le nostre condizioni ambientali, quindi assumono una valenza, se volete, anche maggiore. Un'altra cosa importante che ha introdotto la nuova direttiva VIA, e questo credo che gli effetti si vedranno probabilmente dal prossimo anno. Fino a poco tempo fa esisteva un po' una doppia testa all'interno del Ministero dell'Ambiente. Esisteva, diciamo, la parte amministrativa che era la direzione generale, ed esisteva l'organo tecnico scientifico che era la Commissione VIA. In qualche modo la nostra percezione è che chi si relazionava con noi potesse percepire, non dico due mondi, ma due soggetti diversi che non sempre avevano delle idee coincidenti. Questo non esisterà più per legge, non esisterà più, perché il nuovo decreto legislativo ha stabilito che esiste un'autorità competente, che è il Ministero dell'Ambiente, e ha stabilito che la Commissione VIA, diversamente da quello che accadeva precedentemente, che era un organo tecnico scientifico che faceva riferimento direttamente al Ministro dell'Ambiente, adesso è una struttura tecnica incardinata all'interno della direzione generale. Quindi si è chiusa quell'idea di fondo, secondo me corretta, che il problema non è l'istanza, il problema non è il parere, non è il contributo di Tizio, Caio o Sempronio, ma l'accento della pubblica amministrazione deve essere il procedimento amministrativo. Non importa chi partecipa e in che forma, lo sappiamo, ma c'è qualcuno che fa una domanda, che è l'istanza, e c'è un'amministrazione che deve produrre un atto, che è il decreto finale nel caso di esito positivo.
all'interno di questo, e questo è il percorso che bisogna monitorare. Non ci devono essere più soggetti che in qualche modo possano incidere non allineati tra di loro, e sto parlando naturalmente sia di noi con la nostra commissione via, ma stiamo instaurando, credo, e continueremo a farlo anche un po' rapporto con il nostro ministero concertante, che è il Ministero dei Beni Culturali. Con questa forza, diciamo, normativa aggiuntiva rispetto al passato, ci richiamo ancora un po' quel documento che vi ho detto poco fa di ricostruzione di che cosa è accaduto nell'ambito degli anni 89-2000 per quanto riguarda le periferie di Otterferranza, che è stata una fatica enorme, è stata una fatica enorme, che secondo me, rispetto ai problemi, immaginate che stiamo parlando di decreti via che erano dell'89, 90, 91, dentro al Ministero, ma non credo soltanto dentro al nostro Ministero, non è che c'era troppo di digitale in quegli anni, quindi il problema era cominciare a trovare i decreti. All'interno dei decreti era cominciare a vedere quali erano le prescrizioni, all'interno delle prescrizioni cercare di vedere quali erano le società, se erano ancora vive quelle che avevano fatto la via, se non avevano cambiato ragione sociale, se l'opera è stata realizzata, se non era stata realizzata, chi era il soggetto che avrebbe dovuto verificare l'ottemperanza di quella prescrizione, che non sempre era direttamente il Ministero, che come sapete si è sempre avvalso di regioni, province, comune, sistema agenziale e quant'altro. Tutta questa montagna di lavoro ha riguardato un sistema complessivo di attività che è quelle che vedete. Nel range dall'89 al 2016 c'erano 963 provvedimenti di via, poi in più c'erano i pareri di legge obiettivo del 2016, quindi l'impatto cartaceo sul quale si doveva andare a mettere le mani era consistente. Nell'89-2000, quindi gli anni che abbiamo preso in considerazione, avevamo a che fare con 244 decreti che contenevano 2700 prescrizioni. Ricollegate questo dato a quello che ho detto all'inizio, vi ricordate che vi ho parlato delle linee guida, del decreto interministeriale, non linee guida, che abbiamo fatto per la standardizzazione dei quadri prescrittivi, perché quello che dico in qualunque sede, lo dico in privato ma lo dico anche in occasioni pubbliche, se io da tecnico, ma da tecnico qualunque, voglio dire, non perché lavoro al Ministero dell'Ambiente, mi vado a leggere queste 2700 prescrizioni, a occhio e croce penso che 1350 perlomeno potevano essere eliminate alla fonte. In realtà sono un problema quindi amministrativo. In questo mondo, che comunque noi abbiamo trovato con i colleghi di Ispra, qualcuno sta qua che ci ha dato una mano importante, vi ho detto che il Ministero dell'Ambiente si è sempre avvalso di qualcuno, ma di questi ci siamo preoccupati, quelli per i quali noi eravamo il soggetto che si doveva preoccupare di vedere se erano state ottemperate, e di queste 2700 circa 2400 riguardavano direttamente noi. Per 72 opere realizzate e un corso di realizzazione siamo poi quello che siamo riusciti a ottenere, ovviamente qui stiamo adesso parlando dei risultati ottenuti. Dovete cortesemente fare uno sforzo per capire che il lavoro è stato immane, che stiamo parlando di un arco temporale che ormai data più di 20 anni, stiamo parlando di un periodo dove si è persa anche la continuità di memoria storica delle persone che ci lavoravano, quindi non potevi fare affidamento né su delle parti informatizzate, né spesso sul cartaceo, né sulla memoria storica di chi lavorava. I risultati che abbiamo ottenuto secondo me sono significativi, perché non servivano ad avviare un'azione amministrativa, ma servivano a cercare di capire se a fronte decreti via, prescrizioni, qualcosa, e in che modo avevano inciso sia nella parte di realizzazione che di esercizio dell'Europa. I numeri che vedete lì in basso ci dicono che a fronte di quelle 663 prescrizioni che siamo riusciti a verificare per 72 opere realizzate, perché ovviamente, scusate, di tutti quei 244 decreti non è vero che tutte le opere sono state realizzate, perché alcune, anzi circa un 25% di opere, benché avesse il decreto via positivo, non è stato mai fatto per ragioni indipendentemente da me. Alcune di quelle opere, malgrado risalissero a 89-2000, ad oggi non sono state ancora realizzate o terminate di realizzare. Delle altre abbiamo verificato che 532 prescrizioni sono state ottemperate, quindi tutto sommato un 80%, poi vedete gli altri numeri minori. Io credo che, parlando di quel periodo, di quegli anni, un 80% di verifiche di ottemperanza concluse positivamente sia una buona percentuale, cioè sia un buon segnale, soprattutto tenuto conto che in quegli anni
le capacità effettive di controllo della pubblica amministrazione non erano così forti e non erano così strutturate come invece abbiamo cercato di fare nel corso degli anni. Tornando invece al tema di oggi e quindi a se posso, a quali tipologie di opere in valutazione presso valutate o in valutazione presso il Ministero dell'Ambiente si lega il tema della Poseidonia? Quando è cioè che noi andiamo a imbattere? E ovviamente quando parliamo di opere portuali, le vedete che sono tantissime, parliamo di terminali marittimi, parliamo di impianti di rigassificazione, gli eolici offshore e infrastrutture strategiche, cavi, condotte. In realtà ci sono anche altre opere oltre queste che sono quantitativamente minori, ma parliamo di qualche, forse lo possiamo mettere nei cavidotti, ma insomma negli elettrodotti in cavo sottomarino. Complessivamente su queste tipologie di opera, come vedete a destra, noi abbiamo emanato 119 decreti via, sui quali ovviamente qualcuno dovrà andare a verificare qualche cosa di quello che in parte stiamo facendo. Perché è altrettanto importante il tema di oggi? L'ho accennato all'inizio. Perché l'azione che svolge il Ministero, come sapete, il Ministero si deve preoccupare un po' di tutti gli EU pilot che attengono al campo ambientale, e in particolare la nostra direzione generale si occupa dei pilot europei che attengono alla VIA e alla VAS. Ci sono stati alcuni pilot, uno in particolare, me lo ricordo, credo che con molti di voi ci abbiamo lavorato insieme, che ho seguito direttamente, che ha avuto un percorso infinito, è iniziato credo all'inizio degli anni 2000 con delle valutazioni di legge obiettivo che non hanno soddisfatto l'Europa, quindi ricorsi in sede europea, posizione estremamente dura da parte dell'Europa, soprattutto con riferimento alla vinca fatta male, tanto per capirci, all'epoca, tant'è che quello che ci ha chiesto la Commissione è di rieffettuare una nuova vinca che credo che abbiamo concluso alcuni mesi fa. Non solo, ma la Commissione europea ci ha rimproverato, ci ha obiettato proprio che sulla parte di Poseidonia impattata non avevamo adottato le corrette misure di compensazione, quindi ettari tolti, ettari reimpiantati. Da ultimo, visto che avevamo comunque sottratto delle aree, poi lo vedremo là a destra, ci sono state delle modifiche dei perimetri, non ultimo ci ha chiesto anche di designare un SIC come zona speciale di conservazione. A destra vedete che tutto questo si è concluso bene, cioè grazie al fatto che noi come paese, e devo dire che lì in questo caso il tema centrale era proprio la Poseidonia e non c'erano altri problemi, era solo quello. Ma c'è stato uno sforzo importante che ha visto noi, ISPRA, l'autorità portuale di Civitavecchia, tutti i tecnici come voi, come noi, che hanno lavorato sia al lato proponente per predisporre la documentazione di vinca, sia al lato valutatori per fare la valutazione di incidenza. Devo dire che abbiamo fatto una cosa molto bella e molto buona, secondo me, che al di là e non soltanto del valore dell'aver risolto il pilot in termini di misure di compensazione, ma credo che ci abbia fatto guadagnare un qualche minimo credito anche in campo europeo. Questo credito si è concluso con l'archiviazione di questo pilot, che vi ricordo ha avuto una durata infinita di anni, si è concluso positivamente con l'archiviazione nel 2017. Mi fa piacere, questo lo dico soltanto per noi del Ministero dell'Ambiente, perché a voi non interessa niente, ma a noi ci fa piacere dirlo e quindi ve lo dico. Questo problema dell'immagine che ha un paese rispetto all'Europa, credo che tutti quanti insieme noi, perché ci avete sempre dato una mano, ci ha sempre dato una mano ISPRA, abbiamo contribuito a migliorare la nostra immagine in Europa, tant'è che qualche tempo fa, per chi interessa, abbiamo messo un piccolo report su come si è evoluta la situazione dei pilot europei, e all'interno dei pilot europei c'era anche questo, negli ultimi 5-6 anni, se non ricordo male. Noi siamo partiti nel 2012-2013, quando si è costituito questo gruppo di lavoro e all'interno del Ministero, e questo gruppo di lavoro all'interno del Ministero ha iniziato a lavorare con il gruppo di lavoro omologo dentro ISPRA, siamo partiti che c'eravamo 40 pilot di via VAS, ad oggi ce ne abbiamo uno. Quindi ne abbiamo azzerati 39 in pochi anni. Questo dà un segnale di, credo, di un buon lavoro, che vale anche, e lo ripeto nel caso specifico, ma dà anche un buon segnale di buona attività di lavoro che si fa insieme, che si è fatto insieme in questi anni su questi temi. Per inserire, e forse ho chiuso,
Ho chiuso, dormite? No, ancora no, ancora presto, questo era qua. Dicevo, il risultato di quello che sarà prodotto da Se Posso non è un qualcosa che sta lì messo perché c'è un progetto LIFE che lo prevede e poi vedremo che cosa ci facciamo. Si inserisce nel quadro generale di cose fatte per migliorare la qualità del procedimento VIA nel suo complesso. In questo caso parliamo ovviamente di condizioni ambientali, di monitoraggio e quant'altro. Abbiamo agito su tanti temi in questi anni, normativi, studi di settore, modulistica, ci siamo preoccupati anche delle piccole cose, cioè della modulistica spiccia, specifiche tecniche per quanto riguarda il miglioramento della pubblica amministrazione in termini di rapporti con i proponenti, linea guida su tanti temi, alcuni ne abbiamo parlati, indicazioni operative su come condurre operativamente bene un procedimento di valutazione di impatto ambientale, banche dati di riferimento intese soprattutto come banche dati ambientali. Questa credo che sarà una linea guida che si inserirà in questo mondo e completerà, speriamo, ce lo auguriamo, ma ne siamo convinti tutti quanti, il quadro qualitativo complessivo. Tutto questo noi parlo non più mai Statis, ma noi del Ministero, pensiamo che debba trovare anche sempre comunque un riscontro esterno. Questi sono comunque direttamente o indirettamente dei fondi, dei soldi pubblici che derivano dall'Europa, ma insomma sono soldi pubblici, in qualche modo o a addetti di settore o al pubblico in un senso più lato si deve dare riscontro di se e che cosa ci fa l'amministrazione pubblica con delle risorse economiche. Pensiamo che un buon strumento di divulgazione e di informazione per migliorare non soltanto gli addetti ai lavori, guardate, il nostro obiettivo con questo, almeno quello che penso io, è certamente sì, da dirci qualcosa in più fra noi in senso lato, come abbiamo detto, ma quello che c'è da migliorare, credo, è la mia percezione, la mia sensibilità, è che bisogna migliorare anche il pubblico, dando maggiori informazioni competenti, tecniche, complete, esaustive, semplici, perché ognuno si faccia l'idea che ritiene su un'opera soggetta a valutazione ambientale e esprima qualunque idea ritenga. E noi come Ministero accettiamo e abbiamo sempre accettato qualunque tipo di osservazione. Gradiremmo, e abbiamo già in questo notato delle piccole variazioni e cambiamenti in miglioramento, che mentre circa 10 anni fa le osservazioni che arrivavano, diciamo che adesso senza voler, erano piuttosto semplici, ecco, mettiamola così, erano piuttosto semplici. Adesso sempre più raramente il singolo cittadino che manda l'informazione al Ministero, l'osservazione, scusate, al Ministero, ma che cosa sta accadendo? Ed è un processo culturale positivo per noi. Sta accadendo che, poiché il Ministero dell'Ambiente, fra le altre cose, pubblica tutte le osservazioni su internet, chi scrive sa che se lo ritrova e qualcun altro lo può leggere. Questo ha fatto sì che quando cittadini o gruppi di cittadini, amministrazioni comunali hanno delle osservazioni da proporre su un progetto, si riuniscono in comitati tecnici, in raggruppamenti, si avvalgono di tecnici e costruiscono dei documenti, quindi non più il singolo cittadino, non mi piace tanto il traliccio vicino casa mia, che accadeva in passato, ma costruiscono dei documenti che cominciano a valere un loro senso tecnico e che meritano una risposta adeguata alle domande fatte, perché questo è il senso della via, e nel rispetto profondo di questi documenti che ci arrivano, obbligatoriamente noi chiediamo a tutti i proponenti di predisporre uno specifico documento di controdeduzioni alle osservazioni del pubblico, cioè il proponente deve prendere osservazioni e l'osservazione deve dire che cosa ne pensa lui. La nostra commissione via, in aiuto con voi, vi dico Anna perché è collega da un po' di anni, facciamo queste cose qua, deve dare riscontro formale prima di tutto indicando per nome e cognome tutti quelli che hanno inviato osservazioni, e nel testo del documento, del parere, ci deve essere la risposta precisa e puntuale all'osservazione fornita in termini tecnici. Questo crediamo di contribuire in un qualche modo, speriamo di contribuire in qualche modo a migliorare anche questo, anche qui si parla di qualità complessiva della valutazione di impatto ambientale. Credo di aver finito, grazie.